La fatturazione elettronica è già obbligatoria dal 2019 per le partite IVA. Dal 1 luglio 2022 l'obbligo si estende anche ai soggetti in regime forfettario. Rimangono esclusi dall'obbligo coloro che non hanno sede nel territorio italiano, come medici, farmacisti e in generale tutti coloro che emettono fatture contenenti dati da inviare al sistema tessera sanitaria. In realtà, anche se non obbligati, tutti i soggetti che emettono fatture possono approfittare dei vantaggi offerti dalla digitalizzazione della fatturazione. Sono già molti quelli che l'hanno scelta per semplificare e rendere più sicuri i processi di fatturazione, risparmiando tempo e denaro, anche senza l'obbligo. Chi sono i destinatari delle fatture elettroniche? Se sei un artigiano, un libero professionista, se hai un'azienda o devi emettere fattura per un bene o servizio che hai reso a partita IVA o pubbliche amministrazioni, dovrai emettere una fattura elettronica. Quando invece devi fatturare a privati cittadini, dovrai emettere una fattura elettronica che transita dal sistema di interscambio per adempiere all'obbligo, mentre al cliente finale puoi consegnare una semplice copia di cortesia in PDF della fattura emessa. Vai al prossimo video per saperne di più.